Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Questo sarà il video per recensirvi la crema della Sim Cream che mi è stata inviata dall'azienda prima di partire, insomma. Ho avuto modo di provarla ed è, non so se ve la ricordate, questa crema qui che vi avevo già fatto vedere, però non sapevo dirvi nient'altro se non che il packaging era stupendo, perché non l'avevo ancora provata. Ho avuto modo di provarla, l'ho portata in vacanza con me, la sto utilizzando tuttora perché è diventata insomma la mia crema preferita, mi piace tantissimo e per farvi capire, questa qui è davvero, pur non essendo un doposole, è nettamente superiore al latte doposole idratante di Nivea. Infatti io lì ho portato entrambe. Però insomma pensavo di utilizzare di più il doposole, dato che lì comunque andavamo a mare in Grecia, il sole picchiava tantissimo e avevo bisogno insomma di un doposole. Però devo dire che come idrata questa, come nutre la pelle questa crema qui, non nutre, non era il latte doposole di Nivea. Tra le altre cose si assorbe subito, mentre il latte doposole di Nivea dovevo stare lì immobile perché tenevo quella cosa unta addosso che mi dava tanto davvero fastidio. Questa qui invece si assorbe subito, rende subito la pelle morbida, idratata e la nutre. L'effetto dura più di 24 ore. E questa cosa mi ha stupito perché comunque io ho una pelle secca che tende a squamarsi. Grazie a questa crema qui ho notato proprio che la mia pelle è diventata più morbida e più liscia, cosa che nessuna crema insomma ha fatto. Gli ingredienti me li sono fatti tradurre dalla mia amica che è bravissima in inglese, sono tutti naturali, è un prodotto biologico e non è testato sugli animali, ha una scadenza di 6 mesi e al suo interno ci sta avena, acqua di fiori d'aranzo. Poi glicerina, olio di jojoba, lavanda, camomilla, fiori d'arancio assoluti, cioè forse proprio i fiori, gli estratti di fiori, rosa, la rosa damascata, profumo e l'olio. L'aloe vera. Sì. Qui sono gli ingredienti che purtroppo non ve li fa vedere. Però questa insomma è la crema, vi faccio vedere che comunque l'ho utilizzata tanto. Aspettate che mi sta cadendo. Ecco, vedete, è quasi finita ed è un prodotto ottimo. Ovviamente l'odore non è dei migliori, nel senso, non è che puzza, però ha un odore di roba naturale, cioè come erano le creme di Alchimia Natura, la stessa cosa è questa crema qui. Ha un prezzo di 14 sterline e 95 sul sito che poi vi metterò giù nell'info box e ha davvero tante confezioncine carine. A me mi è stata inviata questa qui, ma ce ne sono tantissime. Purtroppo cioè, non ve le posso mettere tutte perché sono davvero tante, ci sono tante limited edition e vi assicuro che il prodotto, anche se costa un poco, perché comunque la sterlina non è come al dollaro, insomma, è abbastanza caretta, anche se costa abbastanza, è un prodotto davvero valido. E ve lo dico che è nettamente superiore a questa crema qui. Poi vi ripeto, vedete, io ieri l'ho messa, la mia pelle è morbida. Cioè, morbida, non ha, soprattutto sulle gambe, che ovviamente non vi posso far vedere, però non ho più quelle squame che tenevo prima. Mi ha reso la pelle più liscia, più morbida. Cioè, vedo proprio che la mia pelle è rigenerata. E nessuna crema, insomma, mi ha fatto questo effetto qui.
non è perché me l'hanno inviata gratis o perché mi hanno detto di fare la recensione e quindi che ne dovevo parlare bene, assolutamente. Io l'ho provata, ho visto che è un prodotto buonissimo e se volete un prodotto naturale, perché è un prodotto naturale, purtroppo ho perso il dépliant che mi hanno inviato insieme alla crema, però se volete un prodotto naturale e che non ha un costo eccessivo, perché ci sono anche prodotti naturali che comunque costano abbastanza, io vi consiglio questa crema qui. Il sito ve lo metterò giù nell'info box e ha tantissime confezioncine carine. Questa qui anche è una limited edition, sta scritto qui purtroppo, però limited edition, qui stanno vabbè tutti gli ingredienti e mi ci sono trovata davvero davvero bene, molto molto buona. E, approfitto di questo video per farvi vedere i miei ultimi acquisti. Sono rimasta contenta perché sono andata al nuovo centro commerciale ad Eboli, Le Bolle, e lì c'è lo stand di Essence, però ha anche i prodotti della linea My Skin e ho voluto provare le salvettine struccanti che io ne utilizzo tantissimo e ho preso queste qui di Essence che costavano tipo 1 euro in qualcosa con il bambù e non so, melograno, penso sia melograno. Bambù e melograno e le ho volute provare, insomma voglio vedere se sono valide e costano 1,49 euro, 1 euro e qualcosa insomma. Poi ho trovato la Tinted Misturizer, vabbè, la BB Cream della Essence, questa qui è la colorazione media, non so se potete vedere. Adesso vi faccio vedere il colore che alla fine è solo impressione che è scura, ma poi non lo è assolutamente, perché una volta stesa insomma è chiara. Mi piace, mi sta piacendo perché la sto provando, perché non fa tanto caldo. Vabbè, a casa mia si crepa sempre di caldo, però se già se uno scende il caldo afoso è finito. Vedete, questo è il colore e se l'andiamo a stendere si amalgama perfettamente, secondo me, con qualsiasi tipo di incarnato. Infatti è scomparsa. Però la cosa che mi piace di questa crema qua è che si assorbe subito. Pure se vi scappa un po' di prodotto in più si assorbe, quindi se l'andate a stendere bene. E poi crea un effetto matte che mi piace tanto. E l'ho pagata 2,49 euro. Poi, sempre da questa Essence qui, ho voluto comprare questo mono sbrilluccicoso. E si chiama 02 Dance All Night. Ed è un colore particolarissimo, molto molto sbrilluccicoso. È un bianco pieno di glitterini, molto molto bello. Qui sembra un bianco matte, ma è pieno di riflessi, ve lo assicuro. E questo pure l'ho pagato 1 euro e qualcosa. E questi qui insomma sono gli acquisti che ho fatto da Essence. Poi sono stata vicino a Potenza con due mie amiche e c'era un centro commerciale che Dio se n'era scordato, era veramente osceno da capo a piedi, però in un negozio si salvava questa sciarpettina qua con questi pirulicchi appesi. Questa è la fantasia. E ho pagato 5 euro, stava 13 e tra altre cose non me ne sono accorta anche di Gianmarco Venturi. Me l'ha detto la mia amica quando siamo uscite dal centro commerciale. Vabbè, se ne è caduta l'etichetta. Ah, eccolo qua.
Gianmarco Venturi. E io insomma, no, perché io facevo, ma cioè non è possibile sta cosa, volevano far pagare 13 euro, voglio dire non è che chissà che cos'è. Poi abbiamo scoperto che era di Gianmarco Venturi. Vabbè. Poi, sempre per quanto riguarda le sciarpe, vi volevo far vedere quella che mi ha portato mia sorella, che è tornata dalle vacanze, è stata vicino a Riccione, a Bellaria, a Bellaria, e mi ha portato questa sciarpa di seta, tutta sfumata con il verde, il turchese, il fucsia, è bellissima, vedete il tessuto, davvero molto bella, guardate io che sono arancione, però almeno vi fa vedere il colore effettivo. Poi, cosa ho acquistato? Ho comprato questi due profumini, uno per me, un altro per voi, per il giveaway. Vi faccio vedere il mio. Questo qui, mai messo, purtroppo escono così, non ho capito perché. Ha un bel profumo molto dolce e si chiama Enshire. Poi il vostro si chiama Dark Pulse, la confezione è fucsia. E anche a voi è così. A voi, anzi, se ne andate meglio perché sta qui. Vabbè, non capisco il perché, insomma, mi parte il profumo da qui e non da sopra, o perché se no la boccetta non spruzza, però queste qui, insomma, le ho trovate da acqua e sapone, erano carini e li ho comprati. Il vostro ha un odore buonissimo, molto molto assomiglia, ve lo dico subito perché ce l'ho, a Paco Rabanne Black XS da donna, uguale. Per chi piace quel profumo è uguale, perché ce l'ho insomma, e la profumazione è la stessa. E ho comprato questi due prodotti qua, uno a me e uno a voi. E poi è tornata mia cognata dalla Spagna, da Barcellona, e mi ha portato due prodottini della Flor Mar, che è un'azienda che io amo, e mi ha portato questo lip gloss della Flor Mar, Super Shine Lip Gloss Miracle, ed è da qui vi può sembrare un marrone, ma in realtà è un rosso pieno pieno di brillantini. Vabbè, il cosino è un po' spennacchiato, ma a noi non ci interessa. Devo cercare di... Io spero che tutti i glitterini, questi qua sono tutti glitterini stupendi di questo lip gloss. Ed è un rosso, fa un effetto specchiato, ragazze, bellissimo. Se avete l'opportunità di trovarlo da qualche parte, compratelo perché è davvero un ottimo prodotto. È 10 ml di prodotto e ha una scadenza di 18 mesi. Ed ecco, Flormar. Questo qui, questa marca qui, stava pure al Cosmo, però aveva lo stand più bello di tutte, devo dire la verità. Uno stand bellissimo. Un secondo che mi voglio togliere lo swatch del lip gloss perché, cioè vedete, mi sono rimasti pure i brillantini, mi è rimasto l'alone. Poi mi ha preso questo ombrettino della Flor Mar ed è il numero, penso, 011. Ma mi piace tanto perché lo posso usare anche come blush, perché ha un colore satinato, un rosa satinato, e si può usare tranquillamente anche come blush, vi faccio vedere. Molto molto carino, molto molto scrivente. Io i prodotti della Flor Mar li adoro tantissimo, infatti l'anno prossimo farò scorta dei prodotti loro. Ovviamente poi sfumato fa tutt'altro effetto, l'ho provato come blush ed è bellissimo, mi è durato tutto il giorno. Eccolo qua, molto luminoso, molto carino. Poi cosa ho comprato più? Ah, mi sono scordata di farvi vedere da acquasapone che oltre ai profumini vi ho comprato anche questo... balsamo stick labbra al karité dell'Equilibra, che
E questo qui praticamente è nutriente, un lip balm nutriente, burro di karité, vitamine E, olio di zozobra, olio di carota, è naturale al 99,7%, è privo di oli minerali e siliconi, senza parabeni e glutine, è delicatamente profumato, senza allergeni, e mi piace molto come lip balm, perché lo sto provando in questi giorni. Non è come il burro di cacao classico, che lo metti un po', metti insomma tipo il labello, che voi lo mettete, state un pochetto e si seccano le labbra e voi le dovete rimettere. Questo qui è molto molto idratante e si vede insomma che lascia queste labbra morbide e insomma ho visto opinioni positive sui prodotti dell'Equilibria, un odore molto molto buono e l'ho voluto provare, voglio vedere insomma se veramente è vero. E per a dirla tutta mi sto trovando bene, anche se sono pochi giorni che lo sto utilizzando. Poi ho comprato un altro ombrettino dell'Astra, questo qui, non mi so dire il numero. Astra, vabbè, quello verde, sembra quello azzurro che si chiama turchese, questo qui, no, Tenerife si chiama il quello turchese, vabbè, questo qui è un verde smeraldo strabello, me lo prendo con l'unghia e me lo spalmo addosso. Stramega bello. Sempre a un prezzo di 3 euro per una confezione davvero minuscola. Qui vi può sembrare celeste, ma in realtà è verde smeraldo fortissimo. È un verde smeraldo davvero forte. Questi ombrettini qua, anche se sono pochi grammi, sono davvero super scriventi e resistono tantissimo. Io non utilizzo il primer quando utilizzo questi sia gli ombrettini dell'Astra che gli ombrettini di Essence e Long Lasting. E l'ho voluto comprare perché mi piaceva questo verde, anche il turchese a dir la verità, però si assomigliavano tantissimo e dato che l'azzurro e il turchese non sono colori che utilizzo tanto, ho preferito prendere il verde che insomma ho matite da qualsiasi tonalità di verde, la stessa cosa vale per gli ombretti, quindi ho deciso di prendere questo qui verde sempre a 3 euro. E poi vabbè, in ultimo sempre nello stesso negozietto, ho preso questo rossetto della Costa, che in realtà non è che mi ha convinto tantissimo, perché comunque non lo vedo, insomma, un rossetto resistente assolutamente, tra l'altro a un prezzo di 1,50 euro, cosa ti puoi aspettare? Ed è questo colore scuro. E praticamente è un rosso borgogna violaceo con una punta di nero molto scuro come rossetto. E purtroppo questa tonalità qua, case cosmetiche come L'Oreal, come Max Factor, come Deborah, non le fanno, non fanno questi colori belli, cioè questo colore scuro scuro. L'unica cosa, devo andare da Kiko e vedere se c'è un rossetto di questo colore qui, anche perché i rossetti Kiko mi piacciono tantissimo. E niente ragazze, questo è quanto. Io ho voluto far vedere i miei ultimi acquisti, vi ho voluto assolutamente parlar bene di questa crema qua perché lo merita tantissimo. E niente, io vi mando un forte bacio, ringrazio a tutti voi per le iscrizioni, siamo in 900, a 300 e arriviamo a 1000, così farò un mega giveaway per voi, spero che i regaletti vi piacciono e niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao ragazze!